sempre di Noi abitiamo a Roma, ad esempio, che è una città nel bene e nel male, che è indizio di me un, po un po' una cartina di tornasole di tante cose. Ora, questo problema di attuabilità di queste norme, ha ah, sempre, tutte le cose hanno delle cose che sono proprio situazioni di confine, che sono quelle vere. Allora, il controllore a Roma rischia, ma non dico l'incolumità fisica, rischia la vita <ride> per chiedere un biglietto o per impedire a dei teppisti di smontare o di dipingere eh, come vogliono loro quello che succede. Questo è il problema, vero? È questa cosa qui. Dove arriva? Perché per esempio se noi giriamo l'Europa, la Guardia Civile Spagnola o la, la Gendarmeria, insomma, in infra... C'è un livello di eh, se ti pigliano nella metro senza biglietto, a torto o ragione, è un brutto quarto d'ora, anche se te lo perdi, a me è successo no, io non sono un tipo capace di scavalcare un tornello, no? è una cosa che... E quello è una, ha un peso. Eh, quello è un peso. Ha un peso nella vita democratica e civile. Ora io credo che questo sia il problema grave che... Eh, cioè, che, che si crei che... una parte di inermi eh. ed una parte di persone che non si rendono conto bene perché io per esempio non penso che le 40.000 persone che si sono iscritte a questa chat di Tele siano dei, dei, dei teppisti ad esempio però se noi non ci rendiamo conto che il solo fatto di partecipare a una cosa in cui si mettono numeri privati e indirizzi questo a noi che abbiamo una certa età ricorda solo una cosa, che sono le brigate rosse. Cioè, L'unica persona che deve sapere un indirizzo è, eh, la, è la polizia, l'unica diciamo, forma di potere che può sapere l'indirizzo di un privato cittadino. Proprio questo in, in una regola democratica. Quindi diciamo che tutte queste cose che io sento, quando sento la... la, la... Perché gli aeroporti, il direttore Sallusti eh, citava gli aeroporti nel primo analisi, gli aeroporti dopo l'11 settembre... Eh, una cosa talmente sicura, che lì quella vigliaccheria di eh, mandare al diavolo il controllore, temo anche il controllore del, del Freccia Rossa, non ci può essere. Sì perché, perché, perché comunque ha è, ragione eh, Emanuele Trevi, ha ragione quando in più, dice, uh, in Italia, allora dobbiamo. rispetto al... ad altri paesi, scusa ti ridò subito la parola, però volevo riassumere che sono due cose diverse quelle che ha detto, è molto importanti, da una parte... C'è sì. un'abitudine, una consuetudine diciamo, no, di lasciar correre in qualche modo, a, a, aggiustare le cose, per, per cui l, l, non c'hai il biglietto, vabbè dai, oppure eh, diciamo, e, e, eliminiamo il conflitto. andiamo a... E, e dall'altra parte c'è una leggerezza enorme, perché questo confronto che tu facevi con le, con le Brigate Rosse, cioè i nomi, è, è, o è inconsapevolezza da parte di chi lo fa, o è una colpa... o è leggerezza... Diciamo, o è leggerezza... È consolo consolo è nella o è leggerezza... credo anche nella storia proprio d'Italia presa nelle sue radici. C'è un, un fatto che è moralmente marcio, inaccettabile, cioè il, il servitore dello Stato, il servitore del cittadino lasciato solo. Questo si può chiamare Enrico Mattei, si può chiamare Nino Borsellino, si può chiamare anche tantissimi sconosciuti. Che cercano di tenere un treno pulito, di, di, di fare delle cose che noi vediamo. Anche il vigile poi che siamo... ti mette la multa perché hai parcheggiato la macchina dal posto dei disabili. Tutto è la cosa. Io credo che il modello terribile poi sia quello dei, dei cittadini che si correggono a vicenda perché quello lì è una condizione di rissosità che è, è sempre a svantaggio poi degli inermi, delle persone ragionevoli perché se uno sbatte un pugno sul tavolo e minaccia, io per esempio. Preferisco l'idea di avere qualcuno che lo fa di lavoro e che possa sanzionare un comportamento uno che entra senza mascherina. Allora fammi Ma... sentire il professor Ricciardi sul tema degli inermi. Gli inermi diciamo.